Mi chiamo Luciano Ridolfi, sono l'assessore alla cultura del Comune di Palazzolo e mi occupo anche di scuola, mi occupo. E quali musei può visitare un turista che viene qui sul territorio? Ma ci sono diciamo, ufficialmente due musei. I due musei si trovano all'interno del Palazzo dei Capitani, che è questo che vedete, che è un edificio un po' composito. All'interno del primo piano è stato ricostruito un percorso che propone scientificamente quello che era l'assetto di una casa contadina con tutte le attrezzature necessarie alla vita quotidiana. Al piano superiore invece è collocato il museo archeologico che è stato realizzato dal gruppo archeologico dell'Alto Mugello, che raccoglie testimonianze, diciamo, archeologiche importanti di questa zona che è stata poco studiata dal punto di vista proprio dell'archeologia, ma che è interessantissima, cioè si va qui da insediamenti paleolitico per arrivare a un massimo dell'espansione nel Medioevo, cioè il Medioevo Palazzolo era probabilmente molto più grande di quanto sia oggi e diciamo con pazienza, fatica, perché poi queste cose richiedono impegno e anche risorse, sono state riportate alla luce testimonianze importanti, alcune delle quali assolutamente impreviste, tipo una villa etrusca che di fatto non era collocabile, stando almeno alla storiografia ufficiale in questa zona, e recentemente la tomba di un guerriero che è stata posizionata all'interno del museo. Al di là dei due musei, noi abbiamo alcune collezioni che meritano di essere visitate. Una è la collezione Pagliazzi che si trova in biblioteca, che è una donazione della famiglia al comune. Pagliazzi è stato un pittore di grande valore, è una collezione che merita veramente di essere vista perché è completa e soprattutto si inserisce perfettamente all'interno di un percorso culturale che apparentemente era molto lontano da qui, ma che qui aveva comunque degli elementi di grande spicco. Pagliazzi, che era un pittore, e Bonomi, che era uno scultore,